Quanti signore e signore, quest'oggi in bocca vuole proporre un piattino sfizioso, un piattino che mi ha messo lì il mio amico Nico, che ringrazio, che saluto. È un polpo con una crema di patate veramente eccezionale. Metteremo anche dei pomodorini saltati con un po' di... Ma andiamo subito a vedere questa ricettina e gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono abbastanza semplici, diciamo. Io ho fatto delle correzioni sulla ricetta originale perché voglio far farla a tutti, come al solito. Voglio che tutti quelli che mi seguono riescano a riproporre questa bellissima ricetta. Ci vorrà un po' di crema di basilico, che poi vi dico come si fa, molto semplice. Una manata di pomodorini ciliegino, che fra le altre cose ho preso nel orto da Andrea, come sapete lui super green, mi raccomando, andate a vedere che c'ha tante belle cosine. Ci vorranno 3 tentacoli di polpo sbollentato, circa 2,5 di patate, anche queste sbollentate, con un po' di rosmarino per darne anche un profumino nuovo, un po' di timo, circa 120 ml di panna, sale e pepe quanto basta e olio di velo buono, naturalmente, che non deve mai mancare sulla tavola. Ma andiamo a vedere subito la preparazione. Vi avevo detto che vi spiegavo come si faceva la cremina di basilico, è molto semplice. Voi prendete un bel mazzetto di basilico, una costolina di sedano, lo buttate dentro l'acqua a bollore, mi raccomando, fate cuocere quei 5 minuti, levateli, metteteci un po' di ghiaccio e un po' di acqua, le mettete a ghiacciare in acqua e ghiaccio e le frullate. Vi viene una cosina così che potete per poter decorare questo piatto, ma anche per degustare su un crostino o su altre cose, come vi pare a voi. Ma andiamo subito a vedere cosa dobbiamo fare per primo. Per primo dovremo prendere i nostri pomodorini e levarne il picciolino, e fate così per tutti i vostri pomodorini belli morbidi. Dopo aver tagliato i nostri pomodorini, mi ero scordato di dirvi che ci vorrà anche un cucchiaino di zucchero, mi raccomando. Le posizioneremo dentro la padella e ci aggiungeremo infatti un cucchiaino di zucchero, un po' di sale e un po' d'olio, circa 2-3 cucchiai. Fate questo movimento qua che i nostri pomodorini prendano tutto l'olio, lo zucchero e il sale, e lo posizioneremo sopra il fuoco, accenderemo al massimo, ci aggiungeremo anche un po' di timo fresco naturalmente e tapperemo e lasciamo andare così fino a che non si appassiranno un pochino. Nel frattempo prendete le vostre patate che avete sbollentato per circa un quarto d'ora con un bel rametto di rosmarino e un pizzico di sale, metteremo a scaldare la nostra panna. Anche qui ci aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe. A questo punto metteremo le nostre patate dentro il mixer del frullatore a immersione. Aspetteremo che la panna si scaldi leggermente. Panna fresca, mi raccomando, non da cucina. Può essere vegetale, può essere come vi pare a voi, non c'è problema, ma che sia fresca. Nel frattempo i nostri pomodorini stanno facendo il suo lavoro, teneteli tappati perché sennò la cucina diventa un bel bordello. Io direi che potrebbero anche bastare così, hanno preso proprio la scottata per essere appassiti. Ne andremo proprio a spegnere. Intanto la nostra panna sta iniziando a scaldarsi bene, la rigirate per non farla appiccicare. Quando sarà abbastanza caldina, andremo a mettere dentro le nostre patate. Pochino per ora, per vedere un attimo anche la consistenza che prenderà. E con il frullatore a immersione faremo il nostro giochino. Sempre bella densa la nostra crema, allora ci andremo ad aggiungere la panna restante. Lavoratela bene, mi raccomando, deve venire bella soffice, bella spumosa. Se la crema vi sembra troppo densa, come questa qua, aggiungeteci un filino di latte per renderla più cremosa, va bene? E poi fate come me, gli date una bella frullata e la vostra crema sarà molto più liquidina, vedete? Guardate che bellezza. Deve essere di questa compattezza qua. Allora abbiamo fatto quasi 2/3 della nostra ricetta. Ora guardate, anche i pomodorini si sono appassiti leggermente, deve fare proprio così, un leggero appassimento. Dovrebbero essere pomodorini cofitti, ma per fare pomodorini cofitti ci vuole 2 ore e mezzo e non tutti hanno tutto questo tempo per cucinare. Poi un giorno vi farò vedere anche come si fanno i pomodorini cofitti, ma quest'oggi l'ho voluta proporre in questa maniera qua. Ora cosa c'è da fare? Prendete una padella antiaderente, ci mettete un filo d'olio, anche due,
chiamatelo filo, quello era l'ungo. Prendete il vostro polpo e lo tagliate a fettine. Possiamo fare in diagonale per renderlo più bellino, delle fettine di circa mezzo centimetro. Lasciate il tentacolino intero perché è più bellino. E a questo punto accendiamo il fuoco dove avete messo la padella antiaderente con l'olio. Lasciate scaldare un attimo. Appena l'olio sarà bello caldo andremo ad aggiungere i nostri pezzettini di polpo. Andiamo a tappare la nostra padella, sennò faremo un casino dell'altro mondo. Abbassiamo leggermente. Andiamo a rigirare i nostri pezzettini di polpo che hanno tostato giustamente il suo. Guardate che bellezza, ci schizza anche tutto addosso, ma va bene uguale. Andiamo a rialzare leggermente per dargli un po' di sprint. Nel frattempo che cuoce il nostro polpo metteremo i nostri pomodorini dentro un recipiente, così, con tutto il sughettino, mi raccomando. Controlliamo i nostri pezzettini di polpo, lo scagliettino di polpo, vedete hanno fatto una bella doratura, allora è pronto per essere servito. Naturalmente è un piatto da comporre, non è il solito piatto per bocca, ma è veramente molto buono e molto carino da presentare ai vostri commensali. Ecco pronto per montare questo piatto, prendete un bel paio di cucchiaiate della nostra crema di patate, anche tre, se no bavanza, bavanza prestino. Con Andrea non avanza niente, è una bella cupolina. Date un paio di voltarelline così e guardate che bel lavorino bello compatto è venuto. E a questo punto metteremo il tentacolino nel mezzo se vi riesce, come a me. Tutti i pezzettini come vi interessa a voi, io li metto così. Queste sono le porzioni che dovrete prepararvi dei piatti naturalmente. Aggiungeremo qualche pomodorino nei punti dove c'è spazio e poi un pochino di crema di basilico, pochina, delle gocce. Ultima guarnizione delle foglioline di basilico. Questo è basilico genovese, vero Andrea? Vero, vero. Lo metteremo a decorare il nostro piatto. E anche un altro tocco magnifico, un po' di sale nero della Hawaii. Vai, vai. E torna presto. Tutto intorno alla nostra cremina e avete creato un bellissimo piatto da diversi colori, bianco, rosso, verde, giallo, ci potete mettere cosa di cuore, questa sembra la bandiera dell'Italia. Che dire, piatto abbastanza veloce, un po' più complesso, ma mi piaceva farlo e ve l'ho proposto perché è veramente delizioso. Naturalmente c'è anche l'assaggio del bocca, siccome non voglio rovinare questo bellissimo piatto che Andrea ci dovrà fare le foto, allora ne preparo un pochino per conto mio. Con un pezzettino di polpo, un pomodorino perché mi sembra giusto quello più piccolino di tutti, una puntina della mia cremina di basilico. E ora vado ad assaggiare questa bontà, così. Buono speciale, lo dice bocca, ci potete credere. Mando un saluto a tutti quanti, specialmente a una fan che mi scrive ultimamente spesso e volentieri, che mi aveva detto se avevo locale. Voglio ribadire a tutti quanti che non lavoro più in ristoranti perché ero un po' stressatino. Maria Mandara, un bel bacione a te e un grande saluto a tuo marito, l'ex camionista che girava per tutta l'Italia. Grazie mille a tutti quanti e alla prossima.